nuovo video. Oggi parleremo di tendenze di moda 2021, soprattutto quelle che riguardano l'autunno. Vi farò vedere degli outfit che io utilizzerei per quest'autunno, ispirandomi a tutti i colori che sono stati nominati, tra virgolette, di tendenza, come ad esempio il verde, che sicuramente sarà il colore predominante di quest'autunno in tutte le sue sfumature, ad esempio il verde smeraldo, verde prato, verde bosco, verde petrolio, tutti quanti. Però sarà un autunno diverso perché ho visto che quest'anno andranno di moda colori molto più accesi rispetto al classico rosso, marroncino, nero. Sì, ci saranno lo stesso, però saranno aggiunti anche dei colori come ad esempio il fucsia, che chi l'avrebbe mai detto che avremmo utilizzato il fucsia per l'autunno, quindi sì. Il giallo, il blu elettrico, anche i colori metallizzati, oppure l'oro, l'argento, che prima noi eravamo abituati ad utilizzare soltanto nelle serate di festa o comunque in occasioni più particolari, quest'anno invece saranno di tendenza anche di inverno-autunno. Io ho pensato a questi outfit dove ho utilizzato tutti questi colori, materiali e comunque oggetti di moda di quest'anno. E nulla, fatemi sapere se questi outfit che io ho pensato vi piacciono e lasciatemi un commento, magari ditemi quale vi è piaciuto di più. Ok, in questo outfit ho utilizzato un leggings stile ciclista con una giacca fucsia, che sono appunto uno dei colori dominanti di quest'autunno, degli anfibi metallizzati e un body super glitterato, cosa che io non avrei mai pensato di indossare con un leggings e una giacca, soprattutto di giorno. Però la moda dice che si può fare, quindi noi lo facciamo. No, scherzo, c'è una cosa, se piace si fa, altrimenti no. Io devo dire che non mi dispiace, a parte che devo comprare un leggings più o meno di un colore più simile alla giacca, però era più o meno per rendere l'idea di quello che è la moda di quest'anno. Quindi non lo so, se a voi può piacere. A me non dispiace in realtà. Molto carino, sì, ci può stare. Quest'altro outfit invece secondo me rispecchia perfettamente tre must have da avere assolutamente in questo periodo autunno-inverno, ovvero stivali alti almeno dal ginocchio, un vestito con le maniche lunghe e possibilmente a costine, perché le costine sono perfette, adoro. È un marsupio, secondo me questo è quello proprio top, che è l'autunno perfetto. Poi abbiamo utilizzato appunto il marrone, che è uno dei colori che andranno sicuramente questo autunno, e il nero, che quest'anno non va di moda come il classico nero lucido oppure normale. Quest'anno va di moda satinato, quindi ad esempio come questo marsupio non è lucido ma è tipo satinato, perché anche al tatto è strano, tipo di vellutino, una cosa del genere. Quindi adoro, cioè è proprio il mio mood questo. In quest'outfit invece abbiamo ripreso il lilla, il viola, con anche queste borse che appunto vi avevo accennato, a baguette, che sono stupende e si portano vabbè o a spalla o in mano così. Ho utilizzato questo top lilla, che comunque per questa stagione è ottimo perché ha maniche lunghe, ha soltanto questo scollo simil barchetta, pantalone sempre a zampa con una cinta marroncina che appunto richiama sempre i toni autunnali, e ho utilizzato gli anfibi bianchi, che se nel caso venga a piovere e io ho questo outfit non mi bagnerò i piedi. E quindi nulla, questo è l'outfit che io userei per una passeggiata di pomeriggio. Molto semplice però d'effetto, direi. Fatemi sapere se vi piace anche questo. Ho optato per questo pantalone color cammello perché abbiamo detto appunto che non sono svaniti comunque i colori neutri, i colori tendenti al marrone che di solito noi utilizzavamo per l'autunno, quindi opterei per questo pantalone chiaro, e in modo che questa maglia di questo verde petrolio risalti molto di più. Questa poi è stupenda perché è un materiale molto leggero, però è a maniche lunghe, direi che è perfetta per questo periodo che non fa tanto freddo, però non fa neanche tanto caldo, quindi dobbiamo comunque
tenerci abbastanza coperti, poi ovviamente possiamo sempre portare una giacca, come ad esempio questa tono su tono quasi, sempre tendente al marrone, e che comunque fa risaltare perfettamente il verde stupendo di questa maglia. A me piace molto questa nuova moda di mischiare l'elegante con lo sportivo, perché appunto questa giacca sì, non è elegantissima, però messa poi con le Converse e questo pantalone largo, diciamo che porta a far notare molto questo mix di elegante e sportivo. Però a me questo abbinamento piace molto. Stato qui per delle semplici Converse nere, che comunque sono una cosa da avere, poi soprattutto queste sono in pelle, quindi anche se piove non si bagnano, quindi perfette per l'autunno, direi. Altro outfit dove utilizziamo il giallo, altro colore top di quest'autunno, ovvero una maglietta a tre quarti molto leggera di tessuto, con dei jeans che comunque vanno molto in questo periodo, ovvero quelli lì non troppo stretti, non troppo larghi, ma una via di mezzo. Sotto sono tutti con queste frange che appunto vanno molto di moda quest'anno, e ho optato per questo stivaletto tronchetto, che magari per chi non piace utilizzare quegli stivali alti come nell'outfit precedente può optare per questi più bassi, più comodi, perché hanno il tacco molto largo e si cammina tranquillamente. E come borsa io opterei per questa blu per spezzare il tutto, per attirare l'attenzione soltanto su di lei, questo blu elettrico che va di moda quest'anno, è sempre con il modello a baguette. Io spero che sia questo il modello. Nel caso in cui faccia freddo, possiamo sempre optare per una giacca di jeans oversize, come vanno di moda appunto adesso, queste cose enormi che io adoro, il pantalone, perché se no penso, cioè secondo me spezza troppo e non ci sta, quindi forse questo già il jeans è troppo chiaro, però per rendere l'idea che questa giacca oversize alla fine sta bene su tutto. In alternativa alla maglia gialla possiamo utilizzare una maglia rossa, come appunto l'altro colore che sarà di tendenza quest'inverno, e abbinarci tutti i dettagli di pelle ad oro. Ad esempio possiamo abbinarci il cappello baschetta, credo, con la visiera, una borsa sempre stile baguette, sempre con la stampa coccodrillo effetto pelle, e il giubbotto di pelle con ovviamente i tacchi di prima. E secondo me, vabbè, questo è l'outfit proprio autunno, portami via, ad oro. Questo bellissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti anche di questo. Anzi, fate una scaletta magari di quello che vi è piaciuto di più e quello che vi è piaciuto di meno. Quale indossereste anche voi e quale non vi è proprio piaciuto. Questo per me è quello, dopo quello con il vestito, che merita tanto. E questo era tutto il video e spero vi sia piaciuto. E spero che gli outfit soprattutto vi siano piaciuti e che magari avrete avuto un po' di ispirazione, qualche idea, qualche lampo di genio per futuri outfit che vi potrebbero servire. Ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciarmi un like per supportarmi. E oltretutto vi lascio anche il link di Instagram, sia del mio profilo personale sia quello del canale, dove verrete avvisati di tutti i video che escono, e soprattutto potrete votare ai sondaggi su magari quando vi faccio scegliere che video volete vedere prima. E nulla, ci vediamo al prossimo video e ciao!